E siamo a sette, amici. Benvenuti alla settima puntata di Biblio Boom. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Francesco. Buongiorno e ben trovati. Sette momenti insieme, sette giorni passati, quasi due settimane, perché ricordiamo che ci alterniamo, no? Martedì, giovedì e venerdì. E ci siamo questa nuova settimana piena di buoni propositi, almeno da parte nostra, Elios. Sì, sì, noi i buoni propositi ce li mettiamo sempre nelle nostre trasmissioni. Vediamo un po' che cosa ne viene fuori anche oggi. Beh, dai, le ultime sei, insomma. A me sono piaciute molto, poi vabbè, speriamo anche ai nostri ascoltatori. Ma certo, ma anche perché il nostro mood, il nostro modo di fare, diciamo che ci fa vincere facile, perché parliamo di libri, parliamo di biblioteca, parliamo di cultura, parliamo di attività che gira tutto intorno a queste cose che ho appena detto. Perciò anche chi viene invitato, chi arriva in trasmissione, diciamo con piacere viene accolto rispetto a... No, ma quello che volevo dire oggi abbiamo una trasmissione abbastanza corposa. Abbiamo naturalmente la nostra Erika che ci accompagnerà per un pezzettino, dove andrà a promuovere tutte le attività che sono proposte attraverso la nostra pagina Facebook. Poi abbiamo il primo nostro ospite, la nostra collega Teresa. Oggi affronteremo un importante omaggio. Diciamo, abbiamo deciso di fare un omaggio a un nostro amico, anche diciamo sì, sicuramente parleremo un po' che è venuto a mancare proprio venerdì mentre eravamo in onda, ti ricordi? Sì, assolutamente sì. E Sepulveda, faremo delle cosine insieme, poi ci sarà la nostra Francesca, e poi che oggi ci parlerà di anche un po' di vacanze, penso, cioè nel senso che ci sta nel tema, no? Sì, assolutamente, di libertà. Poi sì. Non anticipiamo niente, ma ci spiegherà tutto bene lei nella seconda parte della trasmissione. Una cosa, Fra, nell'ultima trasmissione, ok, complimenti, bravi, bella trasmissione, gli ospiti internazionali, ma mi hanno un po' tirato le orecchie per la musica. Dicono che era musica troppo vecchia, ma dovete mettere i cantanti più giovani, e di qua e di là. Io oggi mi sono impegnato, ho fatto scegliere le canzoni solamente dagli under 15, quindi okay. Vediamo un po' se anche poi oggi avranno da ridire. Devo dire che forse il tono lo abbasso un po' io, perché poi comunque tu mi lasci la possibilità di scegliere due brani e non so se è quella lì, però inizierei con questo brano fantastico, partirei subito e proviamo a chi in questo momento sta criticando in maniera giusta, secondo me, costruttiva. Vediamo, proviamo, vai! Proviamo. Tutto ricomincio, vorrei stare con i miei amici e tornare a giocare a calcio. Ciao. Quando tutto ricomincia vorrei rivedere la mia classe. Ciao da Nadia. Tutto ricomincia, io vorrei riabbracciare le mie amiche e giocare tutti insieme. Io voglio giocare con i miei amici. Quando tutto ricomincia, voglio tornare in Piemonte, abbracciare la mia famiglia e portare le mie bambine a conoscere meglio la natura. Quando tutto ricomincia, non vedo l'ora di riabbracciare i miei compagni e le mie compagne. Ecco qua, rientriamo! Beh, devo dire che questo tono è stato bello brioso stamattina, l'inizio con questa bellissima canzone, perciò ringraziamo Anita che ci ha dato il contributo un po' giovanile, grazie Anita. E che abbiamo ai nostri microfoni, Elios? Ecco qua, Erika, allora com'era questa canzone? Dici qualcosa. Buongiorno, era effervescente. Ci ha dato prima mattina, ci stava. E allora è 1-0 per chi ha criticato il nostro modo di fare di mettere musica. Perciò palla al centro, proviamo a recuperare un po'.
Erika, allora, come sta andando queste giornate che sono anche abbastanza uggiose? Io non so da voi, ma qua sembra novembrina la cosa. Sì, dai, però ci stava un po' di acqua. Comunque sembra che domani torni il sole, quindi prepariamoci. Sì, è stato una cosa breve, che bello. Sognavo fin da piccolo di dire una giornata uggiosa alla radio. Allora dai, vai, ufficializza, dai. Che cos'è oggi, Elios? Una giornata? È una giornata particolarmente uggiosa. vai. Allora, abbiamo con noi Erika. Erika, lo sappiamo, è la nostra responsabile della pagina Facebook della biblioteca, che adesso ci racconterà cosa accadrà in questa settimana, ma soprattutto cosa accadrà tra oggi e domani. Abbiamo tre giornate intensissime di post programmati. Oggi sarà la giornata dedicata all'argomento che ha scelto la nostra collega Francesca, che sentirete tra un po', quindi ci saranno un sacco di post che accompagnano. Consigli, sì, che accompagnano questo argomento. Ci saranno un sacco di post di consigli, di film, del libro che ha scelto la nostra collega. Quindi seguiteci sulla pagina, mi raccomando, cercate Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni, mettete il click su mi piace, così aumentiamo i nostri follower, mi raccomando. Follower, Elios, inizia a prendere anche questo. Sognavi anche questo quando eri piccolo? Follower. Sì, sì, dopo, adesso la imparo bene la pronuncia, poi a fine puntata lo dico. Bravo. Domani, giornata fantastica, è la giornata mondiale della Terra. Abbiamo scelto dei post che riguardano la nostra amata terra, che danno dei consigli su come riciclare del materiale, su un obiettivo che si chiama Obiettivo 2030, ma non voglio svelare troppe cose, è un obiettivo dell'ONU, che comunque domani troverete tra i post della nostra pagina. E poi c'è, come sempre, il nostro Dante D, c'è un video molto carino di una persona che ricorda il suo caro nonno, che è molto carino. E poi, come dimenticare, il 23 aprile, che è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Che bello! Quindi faremo un sacco di cose alla radio, faremo tante cose anche sulla nostra pagina, ci saranno un sacco di consigli di lettura, non perdete queste tre giornate che sono belle intense di consigli. Esattamente, infatti come hai detto tu, Erika, giovedì puntatona alla radio sulla giornata internazionale del libro da non perdere, assolutamente. Erika, volevo farti una domanda, volevo proprio chiederti questa cosa qua legata alla costruzione di un post, nel senso, come ti viene in me? Perché poi vedo delle grafiche bellissime, vedo dei contenuti, come dire, perché lì c'è proprio l'efficacia sta a scrivere poco ed essere molto efficaci nella comunicazione. In che modo ti inventi queste cose qua? Sei bravissimo, devo dirti, questo è un complimento, ma svelaci qualche segreto legato sia all'aspetto grafico che a quello al marketing. Grande, sì. Erika. Grande. Ma vi dico la verità, io non ho mai, ho la mia pagina personale che praticamente non ho mai seguito perché non sono mai stata interessata. Da quando seguo la pagina della biblioteca mi sono sbizzarrita e ogni tanto ci metto un po' a programmare qualche post, perché devo pensare un po', devo attirare l'attenzione delle persone, quindi provo a buttare giù due righe e poi dico, ma no, cosa ho scritto? E allora mi scrivi ancora, finché poi non trovo la frase che mi attira. Che dice, la quadra giusta. Esatto. Dai, e poi dai. Sto imparando tantissimo a utilizzare un programma per fare
le immagini e qui mi diverto un sacco. Devo dire che si vede, abbiamo riscontro positivo, vediamo che sui post c'è poco da criticare, nel senso che comunque sono veramente molto efficaci e arrivano direttamente, come deve essere un post. Grazie. Immagino, sì. Però, certo. Elios, oggi non vogliamo fare verità, non vogliamo arrivare lunghi, perciò noi salutiamo subito la nostra Erika che sarà con noi anche giovedì per, certo, la giornata mondiale del libro e mandiamo il prossimo brano. Ma chi lo annuncia qualcuno? E questa volta sorpresa. non l'abbiamo fatto scegliere a lei. Mannaggia. Allora non sta tra gli anni 70 e gli anni 80, quella che era il modo per regalare ad Erika esperienza. No, va bene, allora passiamo al prossimo brano. Dua Lipa, ciao Erika. Ciao. Capitolo primo. Potrei dire che Mix è il gatto di Max, oppure che Max è l'umano di Mix. Ma come ci insegna la vita, non è giusto che una persona sia padrona di un'altra persona o di un animale. Quindi diciamo che Mix e Max, o Max e Mix, si vogliono bene. Mix e Max, o Max e Mix, vivevano in una casa di Monaco di Baviera e la casa era in una strada fiancheggiata da alti ippocastani, splendidi alberi che d'estate offrivano una bella ombra e che furono sempre la grande gioia di Mix e la grande preoccupazione di Max. Quando Mix era piccolino, approfittando di una distrazione di Max e dei suoi fratelli, uscì in strada, sentì il richiamo dell'avventura, si arrampicò sui rami più alti di un ippocastano e, una volta lassù, scoprì che scendere era difficile, più difficile che salire. Perciò, tenendosi ben stretto al ramo, cominciò a miagolare per chiedere aiuto. Max, che era altrettanto piccolino, salì sull'albero, deciso a riportare giù Mix, ma quando arrivò ai rami più alti, guardò in basso, ebbe le vertigini e scoprì che nemmeno lui era capace di scendere. Un vicino di casa chiamò i pompieri, che arrivarono con un grande camion rosso, pieno di scale. Dal basso i fratelli di Mix, i vicini e il postino gridavano: «Non ti muovere, Max! Non ti muovere, Mix!» Il capo dei pompieri aveva un casco splendente e prima di salire sulla scala telescopica volle sapere chi si chiamava Max e chi si chiamava Mix. Nel frattempo, sul ramo più alto dell'ippocastano, Max teneva stretto Mix e gli diceva: «Accidenti, guarda che guaio che abbiamo combinato. Mix, promettimi che non ti arrampicherai mai più in cima ad un albero senza aver mai prima imparato a salire e a scendere dai rami più bassi». Questo Max lo disse sul ramo più alto dell'ippocastano perché Mix era suo amico e gli amici si danno sempre man forte, si insegnano tante cose, condividono i successi e gli errori. Una volta a terra, Max e Mix ascoltarono gli ammonimenti del capo dei pompieri e tornarono a casa tutti coperti di polvere e polline di ippocastano. Che ci ha letto Francesco. Sicuramente i nostri ascoltatori avranno riconosciuto il brano che ha letto Francesco. Il brano era tratto dal libro Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico di Sepulveda. Oggi, come avevamo annunciato prima, abbiamo deciso di dedicare parte della puntata a questo grande scrittore, però permettetemi di dire anche che era un grande uomo. Chi poi, dopo questa puntata, magari avrà voglia di scoprire un po' il personaggio Sepulveda, capirà che appunto non era solamente un grande scrittore, ma era anche molto molto altro. E abbiamo deciso di farci aiutare nel racconto di questo grandissimo personaggio da una nostra collega che ha avuto modo di conoscere anche altri aspetti. Comunque non anticipo nulla e presentiamo subito Teresa. Ciao Teresa. Ciao Elios, ciao Francesco. Ciao Teresa. Allora, come va? Tutto bene, posto? Bene, ben trovati. Grazie, allora. Intanto grazie che hai accettato l'invito.
Ma che hai anche che ci dai una mano ad argomentare, a raccontare questa meravigliosa avventura sulla terra di Luis Sepúlveda. Ma intanto ho dovuto mettere mano ai ricordi, perché in effetti, allora, quello che in particolare volevamo anche raccontare è il fatto che, allora, tante notizie si possono raccontare, per carità, è stato tante volte ospite a Sesto San Giovanni, in particolare, insomma, io credo almeno 3 volte da quando io lavoro alla biblioteca di Sesto San Giovanni, e tutte le volte abbiamo dovuto spostare l'incontro non nelle sale della biblioteca, perché ovviamente il numero di pubblico intervenuto era sempre piuttosto significativo e corposo, abbiamo dovuto ospitarlo nella sala consiliare. E curiosità, stavo guardando stamattina su Wikipedia la sua immagine, guardo bene e dico, ma sembra che quei colori dietro li riconosco. In effetti poi apro bene l'immagine ed è una immagine scattata nel nostro consiglio comunale, ed è mi sembra sia l'immagine dell'ultimo incontro che abbiamo avuto nel 2013, quando presentò la trilogia dell'amicizia, di cui tu hai letto uno dei racconti, perché l'altro racconto è il primo, quello più famoso, che è stato anche come dire, è finito in pellicola, insomma, su pellicola, che è storia di una gabbianella, del gatto che le insegnò a volare. E in quella circostanza presentava in particolare l'ultimo racconto, o meglio si è soffermato lui nonché gli interlocutori sulla storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, appunto sottolineando questo tema e riflettendo, no, sulla vita di oggi. Allora, è chiaro, è un'intervista tra l'altro che è possibile vedere, quindi io l'ho postata tra l'altro su Facebook, quindi nella mia pagina la potete trovare. Magari suggerisco a Erika, se ha voglia, di riprenderla per la nostra biblioteca, visto che comunque è un evento fu organizzato da noi. In precedenza era stato ospite per la Lampada di Aladino e prima ancora i peggiori racconti dei fratelli Grimm. Era stata ospite ed era all'inizio anche del mio lavoro in biblioteca anche Carmen Yáñez, la sua compagna, moglie, perché tra l'altro è stata moglie in prima istanza, poi lui si sono hanno divorziato, poi sono tornati insieme. E Sepúlveda, veramente raccontarlo credo sia difficile. Io tra l'altro non mi accingo a raccontarlo da esperta, ma semplicemente da appassionata, lettrice, che in questi giorni comunque nel preparare si è un po' informata. Quando in effetti hai dato la notizia tu, e sono andata subito a cercare anche una serie di articoli così sulla sua vita. E in effetti molte cose che ci ha sempre raccontato, alcune anche un po' troppo schivo nel raccontarle, almeno negli incontri, quella parte della sua storia in America Latina, di impegno politico, ma anche di carcerazione durante il periodo di Pinochet, di tortura, ma anche di salvazione, cioè è stato incarcerato 2 volte, però poi dopo è arrivato in Europa, insomma. Tornato anche più volte anche in America Latina, anche stato quando diciamo più vite, perché in qualche modo è come se ogni esperienza non che sia un'esperienza conclusa, però c'è, cioè, come dire, il Sepúlveda dell'impegno politico, il Sepúlveda dell'impegno ecologico con Greenpeace, oppure con lo studio anche sull'impatto della civiltà nei confronti della tribù degli Shuar in Amazzonia, oppure insomma il Sepúlveda che racconta storie, favole per bambini, giornalista, insomma, anche alla ricerca di quei luoghi anche narrati, ad esempio penso a Patagonia Express, di luoghi di avventurosi forse, che ci ha permesso anche di scoprire gente, popolazioni, in particolare dell'America Latina, insomma.
È bello quando... È interessante appunto anche questo aspetto della, che ci stai raccontando, che va oltre ai libri, perché come dicevi te, appunto la sua vita non basta di certo questi pochi minuti, occorrerebbe molto 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 più tempo, come dicevi tu, impegno politico, ha subito la carcerazione due volte, queste sono cose che sicuramente poi ti porti dietro per tutta la vita, e è bello sentire come anche durante gli incontri in biblioteca così anche questo aspetto sia emerso. Ma emerge anche, secondo me, nella letteratura, soprattutto quella per ragazzi, la raccolta dei tre libri che ha citato prima Teresa, nel senso che anche già nei titoli, no? Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Lui andava sempre a mettere, a miscelare, a rendere importante quelle che per noi potevano essere le difficoltà della lentezza. E però lo racconta a bambini, lo racconta a chi poi dovrebbe prendere in carico tutti questi racconti e renderli importanti per la propria vita. La gabbianella e il gatto, dove l'uovo è stato curato da uno dei nemici maggiori degli uccelli, perciò un uovo di un gabbiano curato e se ne è preso cura un gatto, oppure anche questa qua, storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. A lui piaceva veramente sempre tanto mettere quelli che sono nella vita quotidiana, nella normalità degli antagonisti, ma li metteva insieme e costruiva delle storie meravigliose, storie di amicizia, storie di fedeltà, storie di lealtà. Questo è il messaggio che io ho portato a casa leggendo tutto ciò che ha raccontato Sepúlveda. Metteva tutto sullo stesso piano. Sicuramente, allora, il tema dell'amicizia è stato un tema ricorrente sia nel suo racconto, come dire, nei confronti degli umani. Molti scrittori di cui anche spesso ci ha raccontato, gli ha raccontati proprio da quel punto di vista. Poi ieri leggevo sulla pagina di Guanda, che è la casa editrice che lo ha pubblicato, di cui anche passatemi il termine, co-diretto una collana che è La frontiera scomparsa, dove ha fatto conoscere diversi scrittori dell'America Latina, come Coloane, che è un grande scrittore dell'America Latina, e tra l'altro prende il titolo da uno dei suoi libri, cioè dei libri di Sepúlveda, cofondatore, nel senso che è cofondatore, poi insomma ecco, la parte della direzione non sono riuscita a trovarla, però in qualche modo direzione sicuramente, come suggeritore, come propositore, ecco. E in qualche modo nel leggere in questa pagina la sottolineatura del direttore di Guanda è stato, per lui l'amicizia era importante. La ricordo qua adesso anche in relazione alle storie che hai citato, Francesco, quelle degli animali. Io penso che ci sia, anche citato nell'incontro che ha tenuto da noi, quello del 2013, in cui anche l'amicizia nei confronti degli animali, e ha addirittura riflettuto su quanto in qualche modo addirittura un suo amico Soriano, che è un grande scrittore anche lui dell'America Latina, abbia sempre sottolineato quanto se non hai un gatto non puoi essere uno scrittore o sei uno scrittore di poca cosa. Si era legato, sottolineando sì. Questo rapporto molto simpatico comunque col mondo animale, molto affettuoso col mondo animale. Se io veramente vi suggerisco di andare a risentirlo. E tra l'altro, ecco, nell'ultimo incontro mi piace raccontare l'ultimo incontro che c'è stato da noi, non era. È interessante perché siccome parlava comunque di questa trilogia comunque dedicata anche ai bambini, ci sono dei bambini che gli hanno fatto anche delle domande e non delle più stupide, insomma, sono intelligenti anche e curiose. Quindi insomma è sicuramente un personaggio
veramente da scoprire. Ogni suo libro credo che racconti una parte di mondo, e comunque quello della lentezza di cui tu parli, penso di trovare, che si trovi in qualche modo in tutti i suoi racconti, no? Che forse è esplicita in questa storia della lumaca, questa lentezza che ti permette poi di avvicinarti e conoscere i vari un po' più profondamente, insomma, le persone che stanno vicino a te. Sì, infatti penso che tutti i genitori abbiano letto almeno una volta un libro di Sepúlveda ai propri figli, o La Gabbianella, o il libro che ci ha letto prima Francesco. Sono libri che danno molti, molti spunti sia ai grandi ma anche ai più piccoli. Ecco, sì, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. Speriamo che questo intervento possa servire da spunto per chi magari non conosce ancora tanto bene Sepúlveda, per andare a curiosare, a leggersi un libro. Sicuramente tanti dei suoi libri li si possono anche trovare nella pagina LOL della biblioteca, quindi magari oggi stesso andare a sbirciare e a curiosare. Nella media library ci sono, cioè nei boot in particolare, quindi potete scaricarli e leggere. Diciamo che sostituisce questo momento quello che noi facciamo di solito in biblioteca, facciamo sempre quando scompaiono purtroppo i nostri scrittori amati, li raccontiamo attraverso l'elenco. Va bene, allora prossimo brano, dai. Ciao Tere, grazie. Eccoci tornati qua a Biblio Boom. Che bello l'intervento di Teresa, mi ha veramente anche un po' emozionato il riparlare di Sepúlveda proprio a pochi giorni dalla sua scomparsa. Adesso cambiamo decisamente argomento. In questo periodo in cui tutti ci dicono che non possiamo uscire, che ce ne dobbiamo stare dentro le nostre case, noi abbiamo pensato di andare un po' controcorrente. Controcorrente cosa vuol dire? Di parlare un po' del potere, anche dell'evasione. Di Francesca, benvenuta. Ciao Francesca. Ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Elio. Ciao, ciao, come stai? Anche... No, sto benissimo, nonostante la clausura sto bene, e voi? Noi sì, bene, anche noi bene, anche bene, ci bene, teniamo, bene. Ci teniamo impegnati. Esatto, anche con la lettura di ottimi libri, ho ripreso in mano questo che ho letto quando era uscito, un libro del 2016, che ha vinto il Pulitzer, Giorni selvaggi di William Finnegan, ed è una magnifica autobiografia di questo scrittore a tutto tondo, non è solo un surfista, che però ci racconta la vita sulle onde. In realtà la traduzione del titolo che è stata fatta fa un po' il senso. Io ho sentito delle interviste a lui quando è uscito il libro, lui gli diceva, il titolo è Barbarian Days, cioè giorni barbari. Perché giorni barbari? Perché è in opposizione all'idea del quello che l'impero, no? L'impero che ti vuole produttivo, integrato, incasellato. Invece lui e i suoi compagni di viaggio sono sempre stati un po' degli outcast fuori dalla situazione, perché si sono messi ai margini. E proprio attraverso la passione per il surf hanno attraversato i continenti, scegliendo anche dei modi di vita alternativi. Quindi non è solo un'epopea del surf che ci descrive paesaggi meravigliosi, onde, oceani, ma proprio la vita di questo scrittore che ha sempre scelto la libertà, tutto sommato, come cifra della sua esistenza. Quindi noi adesso siamo chiusi e leggiamo volentieri di queste sue avventure. Che poi guardando un po' film, documentari, ci si rende conto che il surf fatto poi a certi livelli, quando si è veramente appassionati, va oltre a quello che può essere un hobby o uno sport, diventa quasi uno stile di vita, la ricerca dell'onda perfetta, piuttosto che nell'immaginario ci sono questi personaggi nel loro pulmino
che girano tra Portogallo e altri posti per cercare le onde più grandi da cavalcare. Francesca, parlaci magari un po' di quello che ci ha detto anche prima Erika, del progetto anche che hai voluto promuovere oggi, che verrà anche presentato poi durante la giornata sulla nostra pagina Facebook. Sì, abbiamo voluto parlarvi non solo di questo libro con una presentazione sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni, ma anche di progetti correlati, perché anche molto vicino a noi c'è chi promuove la cultura del surf, la filosofia del surf, e chi la documenta con dei magnifici video, documentari e film. Ad esempio il regista Luca Merli ha voluto darci una presentazione del suo lavoro, lui dirige il collettivo Onde Nostre, è autore di numerosi film sulla cultura del surf, soprattutto in Italia. Sono film con delle immagini stupende ma anche ricchi di contenuti. Quest'anno il Surf Film Festival, che normalmente si tiene al Base di Milano, si terrà in forma virtuale, quindi faremo sapere come seguirlo da casa, proprio per sognare questi orizzonti adesso che siamo chiusi in casa. E poi da ultimo abbiamo pensato anche di proporvi una playlist. CSBNO e la biblioteca si stanno attivando, CSBNO si è già attivato con delle playlist su Spotify, sono libere e accessibili a tutti, e semplicemente sono delle suggestioni, scegliamo dei brani che si ispirano a questo tema. Abbiamo pubblicato quella su Mohamed Ali, libro di cui abbiamo parlato un'altra volta, e adesso invece pubblichiamo proprio una playlist ispirata ai giorni selvaggi. Sì, è molto interessante questo progetto anche del CSBNO, che dà la possibilità a chiunque di promuovere una propria playlist legata a un tema. Da quello che ho capito, per te è già la seconda, c'è stata la prima di Mohamed Ali e poi quest'altra del... Esatto, ne abbiamo in programma altre, ma non vi voglio rovinare la sorpresa, quindi non vi anticipo il tema, però diciamo che vogliamo arricchire la vostra esperienza multisensoriale, quindi tra l'altro questo libro, che ovviamente in biblioteca c'è in cartaceo e in LOL, quindi ve lo potete scaricare anche in questi giorni che siete a casa, è bellissimo da ascoltare. Io in biblioteca ai tempi presi l'audiolibro. È molto lungo, ma è piacevolissimo per accompagnare dei viaggi, quindi è proprio un libro che è piacevole ascoltare, perché ci sono queste descrizioni delle onda per onda, veramente, ma anche di tutte le sue avventure in giro per il mondo. Posso leggervi due righe? Vai! Per capire di che cosa si sta parlando, dice: io e Brian eravamo cresciuti nella California del Sud, dove sia i cittadini che i poliziotti delle località balneari disprezzavano e infastidivano i surfisti. Anziché sostenerci, la mia scuola avrebbe preferito buttarci fuori. I surfisti erano ragazzacci, fuori legge, ribelli. In altre parole, eravamo fichi da paura. Il surf non era certo uno sport inoffensivo, approvato dall'autorità costituita. Ecco, quindi surf come protesta. Il surf da onda, veramente, c'è cioè, un uomo in mezzo al mare con la sua tappa. Sì, sì. No, no. E forza delle sue braccia per portarlo al largo a catturare l'onda. E forse ancora più estremo, se vogliamo. Bene, noi salutiamo Francesca come al solito, puntualissima, grazie per aver fatto questa cosa, ma seguiteci sulla pagina Facebook oggi con tutti i consigli alla lettura e tutte le chicche che Erika e Francesca hanno organizzato per i nostri utenti e ascoltatori. E subito il prossimo brano. Ciao Franci! Ciao! Grazie, ciao! Ecco qua, rientriamo! Elios, ci siamo, il super ospite! Ci siamo, dopo questo inno alla libertà che ci ha fatto scoprire la nostra collega Francesca, siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione,
Prima di concludere però abbiamo il nostro appuntamento fisso, l'appuntamento con il super ospite. Allora, Francesco, te lo faccio presentare a te. Ha iniziato nel 1974, come direttore della biblioteca di Novate, e fino al 1989. Poi aveva già in mente un sistema bibliotecario, ma anticipando i tempi, perciò dal 77 all'86 il direttore del sistema bibliotecario che comprendeva Novate, Arese e Bollate. Da lì un susseguirsi di attività fino ad arrivare ad oggi come direttore del nostro sistema bibliotecario CSBNO. Buongiorno Stefanini Gianni. Ciao Gianni. Buongiorno a voi, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Benvenuto su grazie Sesto Network e benvenuto a Biblioboom. Ah, che bello. Vedo che comunque in mente tu avevi già quest'idea di accorpare e diventare grandi insieme. Già lo vedo dal 1974. Sì, guarda, sin dall'inizio di questa attività mi sono reso conto che erano fragili anche in quell'epoca le biblioteche, perché non erano centrali nell'organizzazione culturale e sociale delle nostre comunità, e quindi potevano superare questa fragilità mettendosi insieme. Quindi diciamo che tutta la mia vita lavorativa è stata tutta dedicata a costruire reti, a costruire aggregazioni, a cercare di renderci più forti, in sostanza. Quindi davvero, passando da un piccolo sistema, Novate, Bollate, Arese, 80.000 abitanti, poi a un insieme di tre sistemi, quello di Novate, Bollate, Arese, quello di Roe e quello di Cusano, per fare l'intersistema, che poi si era allargato a Cinisello e Lindiate, per arrivare poi nel periodo in cui io ero uscito da questo, perché ho lavorato per un po' in ambito privato, per arrivare poi alla costituzione del consorzio bibliotecario nel 97, e io ebbi la fortuna di vincere la selezione pubblica, il concorso, e diventare direttore da subito, e da lì poi un allargamento con tutta l'area di Legnanese, con Sesto San Giovanni, con Parabiago, fino a diventare una delle realtà di cooperazione più grandi in Italia. E questo... Ad oggi, Gianni, quante biblioteche sono presenti nel consorzio? Adesso sono una quarantina. Dal punto di vista del numero delle biblioteche non siamo i più grandi. Siamo abbastanza grandi dal punto di vista degli abitanti e i numeri che risiedono su questo territorio. Sono 750.000 abitanti circa. Ci possiamo paragonare, che so, a tutta la provincia di Torino, alla provincia di tutta Brescia e provincia, con numeri più o meno analoghi. Queste sono un po' le dimensioni. Però la differenza che c'è con le altre realtà di queste dimensioni è che le altre sono aggregazioni un po' obbligate, sono le province, uno dentro una provincia ci sta, ci può uscire. La nostra invece è stata un'aggregazione volontaria, i comuni hanno volontariamente deciso di partecipare. Allora, questa idea della dimensione è stata nel tempo, poi venne sposata da Regione Lombardia, che nei suoi piani triennali mise le indicazioni alle reti bibliotecarie che dovevano avere un minimo di dimensione territoriale per poter funzionare, e questo ha creato i grandi aggregati anche in Lombardia. Provincia di Milano, oggi c'è l'area nostra, c'è Cubi che mette insieme Vimercate e Melzo, c'è Fondazione per Leggere, c'è Brianza Biblioteche, sono tutte dimensioni strutturali un po' più piccole delle nostre, ma analoghe alle nostre. Noi abbiamo una differenza di fondo però rispetto agli altri, che noi abbiamo avuto fin dall'inizio una forma giuridica autonoma, siamo diventati un'azienda, e questo è stato un potentissimo trampolino di lancio per lo sviluppo. Bello, fantastico, perché veramente adesso tradotto in parole per utenti vuol dire che c'è più possibilità di avere strumenti a disposizione, c'è più possibilità di avere materiali a disposizione, ci sono dei pensieri che vengono prima
che messi esposti, messi in campo, vengono veramente curati nei minimi particolari. Lo dico perché collaboriamo, noi essendo biblioteca di questa meravigliosa, questa avventura che avete pensato già tanto tempo fa, noi usufruiamo dell'interprestito, che sembra una cosa banale, però l'interprestito è una cosa fondamentale. Un libro che a Legnano è disponibile, ma la copia di Sesto, o se Sesto non ce l'ha, arriva da Legnano tramite l'interprestito. Perciò noi li chiamiamo gli omini che trasportano i nostri corrieri, ma sono delle persone che rendono possibili tutti questi servizi. Perciò, a servizio di questo consorzio, a servizio di questo bellissimo modo di essere, c'è tanta gente, vero Gianni? I collaboratori, sì. Le persone che organizzano, che danno un contributo fondamentale all'essere CSBNO. Di una dimensione di questo genere. Gianni, scusa, non ti stiamo sentendo, Gianni. Gianni, ti abbiamo perso. Aspetta, Gianni. Scusa. Cale. Quindi più soldi ci sono. E più soldi ci sono, si possono fare più servizi e migliori, di miglior qualità. Questo è un po', è un po' la logica. Poi, come dire, il servizio di prestito interbibliotecario non lo facciamo solo noi. No, no, lo vabbè. Fanno tutti. Fabrianza biblioteca, lo fanno tutti gli altri. Quindi, però diciamo che, perché non è solo il prestito interbibliotecario. Noi una particolarità che abbiamo, che non hanno le altre reti, per esempio, è tutta l'assistenza tecnologica. Cioè le biblioteche oramai da almeno 10 anni, e se non di più, non si preoccupano più del computer, della linea, dell'assistenza, della manutenzione, perché hanno tutto, viene tutto fornito dalla sede. Questo è un aiuto potentissimo per poter far funzionare i servizi. E in questo periodo, nella Gianni, seconda parte del... Scusa, no, volevo chiedere a Gianni. Dite. No, volevamo chiedere, ne abbiamo già parlato anche con alcuni amici nelle scorse puntate del CSBNO, che cosa ci siamo un po' inventati anche in quest'ultimo periodo in cui la gente non può andare in biblioteca, che cosa c'è cosa vi siete inventati di innovativo per andare voi e noi dagli utenti? Ok, allora per arrivare a questo vi dico quello che stavo per dire, che era la particolarità che porta una rete bibliotecaria. Nel momento in cui si utilizza un catalogo che mette insieme tutto il patrimonio di 30, 32 comuni, 40 biblioteche, e parliamo di 1.300.000 documenti, nel momento in cui la piattaforma consente a tutti i cittadini di chiedere qualunque libro esso si trovi, nel momento in cui c'è un servizio per cui in 2 giorni il documento viene portato da una parte all'altra, la caratteristica e il modello che man mano si va instaurando è un modello per il quale il confine della singola biblioteca si perde un po' in favore invece di un concetto più ampio di una biblioteca di territorio. Allora, questo modello qua, che ha incontrato la chiusura delle biblioteche fisiche a causa del coronavirus e quello che stiamo vivendo adesso tutti noi chiusi nelle case, accompagnato e sostenuto da forti processi di digitalizzazione, cioè di trasformazione tecnologica della struttura, ci ha consentito praticamente in 2 giorni, in un giorno o due, di trasformare il lavoro di un centinaio di persone che andavano nelle sedi, lavoravano negli spazi, in smart working, producendo tutta una serie di servizi rivolti alla popolazione. Perché il tema è che se la domanda è qual è il servizio bibliotecario, che cosa sta al centro del servizio bibliotecario? Al centro del servizio bibliotecario ci stanno le persone, ci stanno gli utenti, prima ancora che il patrimonio. Il patrimonio è uno strumento per l'erogazione del servizio, ma il servizio è rivolto alle persone. Allora,
In quest'ottica, da questo punto di vista, sono stati sviluppati tutta una serie di strumenti, in parte già presenti, la biblioteca digitale era largamente presente, noi siamo stati come rete una di quelle che ha fatto sviluppare, ha fatto nascere il progetto di Media Library ancora nel 2007-2008, di utilizzare questo strumento che già c'era, affiancandolo con tutta una serie di altre iniziative, di altri stimoli per far capire alle persone che le biblioteche non sono chiuse, continuano a funzionare. Gianni, abbiamo... In questo ambito una... No, finisci perché abbiamo un minuto e io voglio farti l'ultima domanda. Allora la cosa di cui siamo più orgogliosi è questo lavoro di chiamare uno per uno gli utenti a casa. Era questo. Gianni, questa qua sugli utenti, sì, stiamo anche noi, siamo impegnati con le nostre colleghe, dal vostro naturalmente progetto, volevo chiederti, ci sono delle novità, hai delle chicche, hai qualcosa da svelarci, c'è qualcosa che bolle in pentola e che rende ancora più in il nostro CSBNO? Ma guarda... Vuoi allora, anticiparci qualcosa? Prima una cosa veloce, non possiamo essere solo noi CSBNO, perché se funzioniamo come una cattedrale nel deserto siamo destinati ad andare in crisi. Quindi bisogna che tutte le biblioteche in tutta Italia crescano, uno. Due, il lavoro che stiamo cercando di fare è un appello, una call a tutti gli utenti perché mettano a disposizione le loro competenze, le loro capacità in questo momento. Quindi faremo una chiamata a tutti gli utenti per dire: qualunque cosa siete in grado di fare, mostrare in rete, la organizziamo insieme in modo da costruire dei momenti di scambio della cultura, delle competenze, delle conoscenze. Questo per costruire, per mantenere viva la socialità tra le persone, che è importante nel tessuto del territorio. E poi stiamo ragionando in termini con le riaperture che vediamo alle porte, ma saranno delle riaperture con qualche cautela. Stiamo ragionando rispetto a modelli di attività culturali che utilizzino la realtà aumentata, il video mapping, le grandi proiezioni, per realizzare eventi culturali portandoli nei quartieri senza creare assembramenti, per continuare a dare stimoli culturali ma senza creare assembramenti. Allora, volevo ringraziarti, grazie per aver accolto il nostro invito, grazie per averci parlato di quella che è la nostra realtà legata alle biblioteche e ti auguriamo buon lavoro, perché so che per te ce n'è tanto in questo periodo. Gianni, grazie. Molto per... Sì, assolutamente. Allora, manderei l'ultimo brano, Elios, salutiamo Gianni e poi chiudiamo. Ciao Gianni. Anche da parte mia. Ciao. Buona giornata, ciao. Sì, Francesco, siamo alla fine, quindi lanciamo l'ultima canzone e ci risentiamo dopo. Vorrei riabbracciare tutti i miei compagni di classe, i miei parenti, ma soprattutto ricominciare a giocare a calcio. Quando tutto ricomincia, voglio star fuori 48 ore, giorno e notte, dormire sotto le stelle. Quando tutto ricomincia e questa tempesta sarà finita, per prima cosa ringrazierò di aver potuto vederne la fine senza aver perso nessuno dei miei cari. Poi andrò a sentire l'odore del mare e a mangiare un gelato artigianale. Quando tutto ricomincia, come cazzarola farò a evitare così bene i miei suoceri? Anche simpatici i tuoi quando tutto ricomincia, sì. Elios. Allora, abbiamo avuto dei problemi. Dei problemi tecnici, ma adesso ci siamo. Elios, chiudiamo questa puntata anche per la settima, giusto? Penso che sia andato tutto bene, perciò siamo riusciti anche a sforare di pochissimo. Ma 11:34, stiamo diventando bravi. Perciò ci diamo l'appuntamento ai nostri gentili radioascoltatori a giovedì. Mega puntata. Con la giornata internazionale del libro. Ciao. Ciao.